tramite giornali e televisione ho sentito che la Corte Costituzionale ha dato il via a questo ricalcolo degli interessi maturati in questi anni che non sono stati pagati dopo il blocco. Volevo sapere se io rientro in questa categoria. Al cedolino? Sì, quello è il suo cedolino. Me lo fa vedere? Sì. Da quando il 30 aprile la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il provvedimento del Salva Italia relativo al blocco delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo, da 1.400 euro lordi in su, per il 2012 e il 2013, sono in tanti quelli che cercano di capire cosa fare. Io vorrei sapere però cosa mi daranno di questa rivalutazione, questo ricalcolo. Lei è assolutamente al di sopra del tetto, perché tre volte il trattamento minimo, parliamo di 1.400 euro nell'anno sì. 2011, e quindi ha diritto a tutto il ricalcolo della sua pensione da 2012 in avanti con l'adeguamento al costo della vita. Siamo sui 3.574 euro lordi dal 2012 ad oggi. Se capire chi avrà diritto è relativamente facile, meno scontato è capire se ci sarà davvero l'adeguamento al costo della vita e in che percentuale. Il governo sta studiando una misura selettiva per restituire queste somme in base al reddito. Quindi si immagina che i redditi più alti saranno quelli più penalizzati, vale a dire a loro le somme verranno restituite, non tutte evidentemente, e magari rateizzate nel tempo. Sì, spero che ci ridiano, ma a meno che non fanno una rateizzazione a 20 anni, probabilmente sarò morto prima. La pensione, come hanno detto anche i giudici, è una retribuzione differita, quindi o si fa per tutte le retribuzioni o non si fa. Quanto prende di pensione? Io prendo 1.500 euro al mese praticamente e aiuto tre persone, mio figlio, la nuora e la bimba, facendo un po' di sacrifici presso a loro. Passa la cosa che chi prende sopra 1.500 euro è un ricco. Ma i ricchi sono altri, non siamo noi che prendiamo sopra 1.500 euro fino ai 2.000 euro. Cosa deve fare chi ha diritto al rimborso? Quello che possiamo fare è una domanda di ricostituzione che ha un intervento sollecitatorio nei confronti dell'INPS, quindi possiamo iniziare a fare questo tipo di pratica qua. D'accordo. Il cittadino che non dovesse rivolgersi al patronato riavrà nella sua pensione questo rimborso? In teoria dovrebbe essere tutto automatico. Però diciamo che c'è una percentuale di rischio. Io preferisco fare la domanda. Se l'INPS non dà questo rimborso, che succede? Cosa deve fare un cittadino? Se la sede INPS alla quale è stata rivolta la domanda non risponde nei tempi previsti dalla legge oppure dà una risposta negativa, il cittadino può fare la causa, quindi può iniziare l'azione in giudizio. Quanto costerà allo Stato il provvedimento? Il quadriennio 12, 13, 14, 15 costa circa 10 miliardi. Fatto questo, il governo deve affrontare il problema per gli anni a venire, e quindi stiamo parlando del 2016 e 2017. Il costo della sentenza è di 3,5 miliardi l'anno, quindi bisogna aggiungere altri 7 miliardi. Perfetto, a posto. Ringrazio tanto, speriamo in bene. Arrivederci.